pomeriggio a tutti. Certo, Antonella, continuiamo col programma. Allora, come vi ho già scritto in chat, me l'avevo già avvertito in qualche modo, lunedì e martedì, però poi chiudiamo, cerchiamo di andare più avanti possibile col programma. Non è che come al solito riesco a farmi bene i conti, però secondo me facendo 3 ore e mezza lunedì e estendendo martedì dovrebbe essere 14-16, magari possiamo fare 14-17, 14-18, insomma, di sicuro finiamo il sonno che c'è un'oretta lunedì e poi facciamo tutte le sostanze d'abuso e presumo che poi ci fermiamo lì. E poi, in attesa dell'esame, che mi sembra proprio da memoria, io non mi fido della mia memoria, che sia il 26, però non sono sicura, facciamo un giorno di ripasso, collocato utilmente, magari qualche giorno prima dell'esame. E la vostra richiesta lo faremo su Meet. Nel caso in cui ci sia qualche, insomma, bisogno di slide, poi insomma, in qualche modo mi arrangio, spero. E basta. E poi, nella pausa di questa lezione, tra la prima e la seconda ora, sì, l'esame. Grazie, Arianna. Perfetto. Arianna e Davide ormai sono fedelissimi. Distraggo. Sì, insomma, qualche giorno, 18, 19, 20, adesso non so bene. E la modalità è sostanzialmente sulla pagina vi metto l'avviso, vi metto il link di Meet e basta, per il resto lo sapete. Carta cosa lo dico? Ah, sì, che nella pa a cavallo della pausa io faccio scorrere l'elenco che ho. Vabbè, poi ragioneremo su questa cosa qua dell'elenco di quelli che. No, Giulio, non ce la facciamo. Significherebbe avere almeno altre 2 settimane di lezione. Non è pensabile soprattutto perché voi dovete necessariamente chiudervi in casa, siete probabilmente per l'esame del 26. D'altra parte, ve l'avevo detto sin dal primo giorno che il programma è ipertrofico no, a farlo veramente, perché insomma, e che se fosse andata bene saremmo arrivati. Salve Dalida! Sì, Giulia, è inutile che mi dite sempre le stesse cose. Qui capito, cioè, mentre per l'esonero valeva la regola che, visto che gli esoneri sono agganciati e temporizzati con le lezioni, se mai ci fossero stati, che si faceva l'esonero solo sui capitoli, visto che l'esame è tutto quanto orale e deve necessariamente essere su tutto il programma, né posso stabilire per l'esame finale una specie di doppio registro fra chi frequenta e chi non frequenta, a parte il fatto, come vedremo, che definire chi è frequentante non è così ovvio. Ripeto, nella pausa, a cavallo della pausa, vi rilancio la storia di Opis, se qualcuno ancora non l'avesse fatto, ma soprattutto scorreremo l'elenco dei cosiddetti frequentanti, poi capirete quel problema. Fine delle storie, mi sembra. E aspetta, mi mettere in assetto di presentazione. No, un'ultima cosa penso che possa essere detta, anche se in qualche modo è pleonastica. Cioè, se voi vi ricordate, noi ci siamo visti un sacco di tempo fa, nella prima ora di lezione all'università, e fra le varie cose che vi ho detto è che io non avrei saltato una sola lezione.
Penso che all'interno di una specie di contratto implicito che un docente deve fare con i suoi studenti, di aver mantenuto letteralmente questo impegno. Questa è l'ultima lezione formale, non abbiamo perso un solo giorno di lezione, non abbiamo perso una sola ora di lezione, ma mi posso pure aggiungere, abbiamo perso un solo minuto di lezione. E penso che in qualche modo valga come attesa rispetto all'università, aspettarvi, come dire, che le cose vadano in un modo normale, perché questo non è l'eccezione, questa deve essere la normalità, o dovrebbe essere la normalità. Detto questo, mettiamo in proiezione. Sembra che ci siamo, cerchiamo il punto, perché noi avevamo insomma appena iniziato la parte sui disturbi del sonno, perché ero stato come al solito lungo sulla parte precedente. Fatemi ricordare dove eravamo arrivati. Sì, questo che l'avevamo visto. Ok, allora torniamo indietro. Dunque, è ovvio che va al di là degli scopi del corso trattare la classifica sui disturbi del sonno, come vi dicevo la volta scorsa, sono addirittura più di 100 disturbi del sonno in teoria, un intero insegnamento. Nei fatti c'era alcuni anni fa un insegnamento che si chiamava diagnosi e trattamento di disturbi del sonno, quindi va al di là dei nostri scopi. Quello che noi abbiamo fatto, un pochettino solo di introduzione martedì, che faremo oggi e presumo chiuderemo oggi, è semplicemente alcuni più rappresentativi disturbi, o più rappresentativi perché più frequenti, più prevalenti nella popolazione, o perché tecnicamente sono descritti nel capitolo del Carlson, o perché hanno qualche forma. Sì, fate riferimento a come io l'ho spiegato, però le differenze non sono estreme, adesso non me lo vado a ricontrollare, ma non sono estreme le differenze, c'è qualche cosa in più, mi sembra, sul Carlson 2014, però lo ricontrollo, così ti dico, Dalida. Salve, Chiara. Ok, oppure perché sono disturbi del sonno che hanno qualche forma di implicazione con la professione dello psicologo. Ovviamente non si potevano cominciare con l'insonnia, visto che è di gran lunga il disturbo più diffuso. Abbiamo visto quanto sia nei dati italiani presente. Abbiamo visto anche, come al solito, un minimo di cautela nel prendere i numeri, però con quanta cautela si voglia, insomma, tenere in conto, e differenziando fra modelli a breve termine acuti di insonnia e modelli cronici, comunque per il modello cronico, che è quello, insomma, fondamentalmente, che poi è più rilevante per la sua trattazione clinica, comunque sono una forchetta di prevalenza che va fra il 10 e il 15%, vuol dire una media attorno all'8-9% della popolazione che prima o poi avrà nel corso della vita un'insonnia cronica, ed è evidentemente un disturbo maggiore in assoluto di salute. A fronte di questo, molte persone non trattano il disturbo, ma molte altre, come vedremo, lo trattano inadeguatamente, ma soprattutto non lo trattano in qualche modo, sottovalutando, salve Desiree, sottovalutando il fatto che il disturbo è rilevante in sé,
ma a volte può agire come fattore di rischio per altri disturbi, cioè può rendere più probabile lo sviluppo di un disturbo psichiatrico oppure di un disturbo di medicina generale, per esempio il diabete, oppure per esempio alcuni problemi cardiocircolatori. Una cosa è certa, ve lo dicevo già la volta scorsa, di fronte a questo numero ampio, comunque lo vogliamo collocare, degli insonni cronici, tutti i sistemi di classificazione internazionali, tutte le linee guida delle principali società scientifiche di psichiatria, di neurologia, di psicologia, di medicina generale di tutto il mondo, dicono con chiarezza che la prima linea di trattamento sono i trattamenti psicologici, o meglio, sono i trattamenti cognitivo-comportamentali. È evidente che questo è molto importante, e anche altrettanto evidente che questo purtroppo non accada nella pratica quotidiana, perché indipendentemente da quelli che scelgono di non trattare l'insonnia, chi, ed è comunque una fetta molto larga della popolazione che riguarda milioni di persone, lo tratta, o meglio, lo non tratta con i farmaci ipnotici, che sono prevalentemente benzodiazepine, prevalentemente agonisti GABAergici. La ragione per la quale tutte le società cliniche, tutte le società scientifiche danno l'indicazione di considerare i trattamenti psicologici e nello specifico i trattamenti cognitivo-comportamentali, l'acronimo, l'abbreviazione, l'avete già incontrato in altri casi, SBT sta per Cognitive Behavioral Therapy, terapia cognitivo-comportamentale, è che ormai c'è una letteratura, una serie di studi così ampia che dimostra l'efficacia di questi trattamenti. Tenete conto, vi valga pure per il futuro, che questo vale per l'insonnia, ma vale per qualsiasi disturbo, ci si attende o dovete abituarvi ad attendervi che quando vi viene proposto un metodo di qualsiasi tipo, un metodo clinico, questo abbia una consolidata e dimostrata efficacia. È evidente che quando su un problema di ricerca, come in questo caso qua, un problema clinico, ci sono centinaia di studi, a un certo punto si pone l'esigenza di mettere il punto, potremmo dire. E quindi, ripeto, evito ovviamente i tecnicismi, esistono delle procedure per considerare, per passare in rassegna decine, centinaia di studi su una stessa domanda. In questo caso la domanda è efficace o meno il trattamento cognitivo comportamentale per insonnia? Queste procedure si chiamano meta-analisi, analisi che vanno oltre le analisi principali. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno passi in rassegna tutto quello che è stato pubblicato su questo specifico argomento e utilizza i dati di ognuno di questi decine, centinaia di singoli studi per fare a sua volta delle procedure statistiche. Ripeto, le bypasso perché non è importante adesso descriverle, non è certamente questo il contesto, sono tutt'altro che ovvie. Quello che conta è che alla fine queste procedure danno un indice di quello che si chiama in inglese effect size, ampiezza dell'effetto, cioè una quantificazione di quanto il metodo in sé è capace di indurre le attese modificazioni. Tenete conto che ci sono delle fasce numeriche che qualificano i piccoli, i moderati e gli ampi effect size. I piccoli, i moderati e gli ampi ampiezze dell'effetto. E come leggete, tutti questi studi danno un'efficacia da moderata ad ampia per la CBT. Pochi trattamenti di salute, ripeto, pochi trattamenti di salute di qualsiasi tipo hanno una caratteristica così robusta di efficacia. Ovviamente tutto questo fa ancora più rabbia se si pensa che la maggior parte delle persone poi, per una serie di ragioni, non utilizza questi metodi. Dicevamo la volta scorsa
Ci sono ovviamente, in questo caso come in altri casi, dei repertori classificatori dei disturbi del sonno. Uno ovviamente è quello più noto per gli psicologi e per gli psichiatri, è il DSM, il repertorio, il manuale statistico, no? Dei disturbi mentali, in cui c'è una sezione anche sui disturbi del sonno. C'è anche un repertorio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma questo lo metterei da parte perché tende meno a orientare la formazione di chi diventa clinico. E poi c'è questo sistema internazionale di classificazione di disturbi del sonno, che è quello che vi ho detto la volta scorsa, in qualche modo a cui faccio riferimento nell'illustrarvi almeno queste selezionate quadri clinici, questi selezionati disturbi del sonno. Una delle ragioni per cui uso questo è che non solo perché questo è più in qualche modo specialistico, mentre il DSM ha un'esigenza onnicomprensiva di trattare i disturbi del sonno e i disturbi psichiatrici, quindi ovviamente tratto solo sommariamente i disturbi del sonno, ma anche per un problema definizionale. Perché? Perché se leggete la definizione che dà il DSM, ed è una definizione che in qualche modo è figlia della cultura psichiatrica e in generale della cultura medica. C'è qualcuno che mi si agita fra i piedi? Che c'è? Scusate. Perdonate, vuoi salutare? Vuoi salutare, piccolo? C'è un cosettino nido. Che vuoi? Miau! Ah, ti vuoi far sentire? Lo avete pure sentito? Che c'è? Vorrebbe attenzione, cosa che non può avere. Che c'è? Piccolo. Sì, lo so, puoi andare in diretta anche col tuo miagolio, però insomma, dai. Sì, lo so, richiamo attenzione, è evidente, il problema è che mi sembra che il mio obbligo in questo momento è fare lezione con voi e non dare attenzione a lui. Comunque, dicevo, se lo perdo il filo, la definizione lascia un po' a disagio, ve la leggo letteralmente, è la difficoltà ad addormire, addormentarsi, che non è associata a nessun disturbo di natura medica o psichiatrica. Come capite, questa non è la definizione, questa è una non definizione, dice cosa non è l'insonnia, ma non dice cos'è l'insonnia. Ho detto che è espressione di un modo che spesso si trova in medicina, o in questo caso qua in psichiatria, quando si parla di disturbo primario e secondario, però ammetterete come sia imbarazzante definire un disturbo primario definendolo come un disturbo quando si esclude il disturbo secondario, perché questo è, perché nel momento in cui si dice che l'insonnia è un disturbo che non è, che è primario, quando non è associato a cause mediche e psichiatriche, vuol dire sostanzialmente quando non è secondario. In qualche modo non lancia alcun messaggio né teorico né clinico su quali sono i fattori eziopatologici, cioè le cause. E ovviamente a noi invece ci interesserebbero le cause, questo vale nel caso dell'insonnia, ma come per molti altri disturbi che abbiamo trattato, altrimenti ritroviamo gli stessi identici problemi nella logica dei trattamenti. E proprio per questo, perché esiste un trattamento che lavora sulle cause, esattamente quelli i trattamenti psicologici a cui prima facciamo riferimento, ritengo questa definizione in qualche modo un po' delicata, o quantomeno esposta a quello che già accade, l'uso e l'abuso di farmaci che non rimuovono le cause del disturbo di insonnia. Al contrario, il sistema internazionale di classificazione dei disturbi del sonno dà una definizione più lunga, più estesa, ma come capirete, che molto chiaramente si esprime sui meccanismi alla base. Lo chiama disturbo di tensione somatizzata e di associazioni apprese nel prevenire il sonno. Quindi, che può determinare insonnia e decrementato funzionamento durante il giorno. Quindi è la prima parte quella che conta. Dà un messaggio molto chiaro, dice che sostanzialmente è un disturbo appreso, quindi fa riferimento molto chiaramente al fatto
che alla base del disturbo c'è un meccanismo di apprendimento, anche se apprendimento disadattativo. Salve Francesca. E quindi in qualche modo è una ragione in più per scegliere di aderire a questo sistema classificatorio. Vediamo alcune cose rapidamente e poi andiamo avanti, perché vi ripeto, va al di là degli scopi. Abbiamo già detto che il confine dei 3 mesi è quello che distingue la forma acuta dalla forma cronica. Ma molto spesso, ovviamente, le storie di insonnia cronica durano un'intera vita, non semplicemente più di 3 mesi. Assumete, purtroppo non c'è tempo e modo per spiegare fino in fondo la logica di questo tipo di affermazione che sto per fare, che mentre dovrebbe essere assolutamente obbligatorio e prima scelta il trattamento psicologico per le forme croniche di insonnia, per altre ragioni invece dovrebbe essere desiderabile il trattamento farmacologico per le forme acute. Questa seconda cosa è molto banale. Primo, perché nelle forme acute in qualche modo non c'è il tempo per esercitare un trattamento psicologico che, per quanto siano trattamenti medio e brevi, richiedono un numero variabile fra le 6 e le 10 settimane, che coincidono con 6-10 sessioni terapeutiche, ma anche perché in qualche modo, oltre quindi al fatto che i trattamenti psicologici sostanzialmente non ce la farebbero in tempo, anche perché un trattamento farmacologico può prevenire lo stabilizzarsi di un modello appreso di insonnia. Altri aspetti della diagnosi di insonnia sono ovviamente i criteri per la diagnosi. Primo criterio per quanto riguarda l'addormentamento: un tempo di addormentamento o latenza di addormentamento maggiore di 30 minuti. Si considera come criterio diagnostico sia un tempo di addormentamento maggiore di 30 minuti, sia nel caso che nel corso della notte ci siano dei risvegli, un tempo di riaddormentamento maggiore di 30 minuti. Altro criterio è la durata del sonno. Viene considerata patologica quando è minore di 6 ore sostanzialmente. E infine, ed è questa per certi versi per gli insonni l'informazione più disorientante, perché gli insonni si autorappresentano come sempre insonni, in realtà non lo sono. Gli insonni non sono insonni ogni notte. Quella che abbiamo chiamato miostasi del sonno, quella che abbiamo chiamato uno dei principali meccanismi di regolazione del sonno, in cui il sonno dipende dalla qualità e soprattutto dalla quantità di veglia pregressa, vale anche per gli insonni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se un insonno ha avuto una cattiva notte, la prossima notte la probabilità di avere un sonno normale è maggiore. Se ne infila 2 di consecutivo, brutte notti, sostanzialmente alterate notti, la probabilità terza notte è ancora più elevata. Detto questo, vuol dire che l'insonnia, prendendo a modello una settimana, non è insonnia tutte le notti, anche se loro si raccontano in questo modo. E quindi si pone la necessità di stabilire un criterio di frequenza, e il criterio è almeno 3 giorni o più a settimana. Quindi una frequenza di 3 o più giorni a settimana, un tempo di addormentamento o di riaddormentamento maggiore di 30 minuti e una durata del sonno inferiore a 6 ore. Abbiamo visto che lo schema classificatorio dei disturbi del sonno aveva 6 grandi classi. Abbiamo in maniera molto, molto purtroppo necessariamente sintetica trattato le insonnie. Un'altra grande classe, e per certi versi in maniera non sorprendente, per quanto ugualmente sapete, sul fatto che i fattori circadiani sono alla base, insieme ai meccanismi miostatici della regolazione del sonno, sono i disturbi da alterazione del ritmo circadiano.
Ce ne sono vari, alcuni sono vere e proprie patologie, altre potremmo dire disturbi con un'implicazione sociale. Vediamo prima questi ultimi due. Uno è la sindrome dei turnisti, cioè quelle persone che per ragioni professionali sono costrette a lavorare in momenti in cui invece dovrebbe essere più elevata la pressione verso il sonno, quindi lavoro notturno. D'altra parte, come ben sapete, negli ultimi anni i modelli di organizzazione lavorative stanno sempre più privilegiando il modello, chiamiamolo così, H24. Questo significa sostanzialmente che sempre più persone lavorano a turni. Non bisogna citare solo, per esempio, il Carrefour, per dirne una. Ma mentre fino a qualche anno fa solo alcuni lavori, come i lavori ospedalieri, pronto soccorso, le emergenze, polizia, pompieri, erano a 24 ore, adesso ci sono moltissime attività su 24 ore. E quindi la percentuale di popolazione lavorativa che lavora a turni è sempre maggiore. E quella dei turnisti è una vera e propria sindrome. Che lo sia una sindrome non vi deve stupire, perché evidentemente ci sono delle persone che stabilmente desincronizzano il loro orologio biologico. Perché? Perché lavorano nelle fasi delle 24 ore in cui dovrebbero essere a letto sostanzialmente. L'ho chiamata sindrome perché c'è una costellazione di sintomi di salute, spesso molto seri, una vera e propria malattia professionale che caratterizza la sindrome dei turnisti. Un altro disturbo, in qualche modo, a matrice, diciamo così, esogene, dipende sostanzialmente da fattori esterni, è il jet lag, cioè quelle persone che fanno voli transmeridiani, cioè voli che implicano il passaggio di molti meridiani. Anche qui non è molto difficile capire qual è la logica. La logica è sostanzialmente che se vi è capitato di fare un lungo viaggio verso Oriente o verso Occidente, avete come primo atto spostato in avanti o indietro e l'aggetto del vostro orologio. E quindi è una, insomma, è una banalità che vi racconta come quando fai un viaggio molto che richiede molti attraversamenti di meridiani terrestri, tu desincronizzi il tuo orologio biologico, che è sincronizzato sostanzialmente sull'Italia, visto che l'Italia sta tutta quanta nello stesso meridiano terrestre, di tante più ore, quanto più vai verso est, quanto più vai verso ovest. Ovviamente, per chi vola sporadicamente, questo è un disturbo relativamente trascurabile, non lo è per quelle categorie professionali che invece devono frequentemente volare, ma non lo è neanche fra quelli che sporadicamente volano. Che ne so, per esempio quando c'è un importante evento sportivo, ecco, per esempio ci doveva essere quest'estate, prima che ovviamente fosse sospesa e rimandata, le Olimpiadi a Tokyo. Il Giappone è verso est, direzione verso il quale il jet lag è più marcato, a numerosi meridiani. È evidente che quando tu organizzi una spedizione di high performer, atleti di alto livello, devi ridurre il rischio, che per noi che andiamo in vacanza può essere minimo, quindi bisogna di avere un disturbo al jet lag. C'è di nuovo un affarino nero che mi passa tra le gambe, che vuoi? Che c'è? E dai, miau. Dai, scusate. Mi chiedo 10 secondi, lo faccio mangiare. Vieni. Scusate. Perdonate, ho quasi fatto. Fatto. Allora, scusate. Ciao Giacomo.
No, purtroppo, Eleonora, non so se ti interessa personalmente, ma purtroppo il turnista non si adatta. La dico in maniera diversa, che ovviamente andrebbe molto al di là dei nostri scopi. La disincronizzazione rispetto all'orario di pressione verso il sonno o di pressione verso la veglia non permette un adattamento, per una ragione molto semplice, perché i turni sono variabili. E nella maggior parte dei turni si alternano il turno mattutino, il turno pomeridiano e il turno notturno. Paradossalmente, meglio si adattano o meno soffrono quelli che stabilmente turnano, per capirci, chi fa sempre il turno notturno, perché in quei casi, anche se ugualmente c'è un problema, comunque hai stabilmente invertito il turno. Però purtroppo la maggior parte dei turni prevedono una rotazione dei tre modelli di turno. E quindi questo, in qualche modo, non permette ai turnisti, secondo questo regime rotatorio, di adattarsi. Detto questo, è anche vero che ci sono due cose da dire. Primo, che ci sono alcuni individui o alcuni fattori che aumentano la sofferenza del lavoro a turni. Uno, per esempio, è l'età, un altro è il cronotipo, i cosiddetti mattutini, i cosiddetti serotini, i cosiddetti gufi o i cosiddetti all'ore. Ma un altro è molto importante, è il regime di turnazione. Perché alcuni turni sono mattina, pomeriggio e sera a seguire rapidamente, altri sono addirittura bizzarramente all'incontrario, per cui mattina, notte, pomeriggio, mattina. Alcuni sono blocchi costanti, sempre mattine, poi sempre pomeriggi. E ormai da anni si sono consolidate delle conoscenze su quali sono i regimi di turni che, a parità di fattori, meno impattano. Quindi, in teoria, più che adattarsi, andrebbe fatto un lavoro da una parte pianificazione dei regimi di turnazione nella maniera meno distruttiva del ritmo circadiano, e dall'altro di mettere a turni le persone che potenzialmente meno subiscono il turno. Vi dicevo. Ma a parte questi disturbi, poi ce ne sono alcuni invece che sono proprio patologie d'alterazione del ritmo circadiano. Sindrome da fase di sonno ritardata, sindrome da fase di sonno avanzata, sono le due più diffuse, sindrome da ritmo di sonno irregolare, cioè quindi non stabilmente un po' più di 24 ore, e sintomo addirittura di un disturbo in cui c'è un ritmo diverso dalle 24 ore. Questi due sono molto abbastanza rari, sia quelli irregolari sia quello diverso alle 24 ore, mentre le due varianti più frequenti sono la sindrome ritardata e quella avanzata. Qui la vedete nella la sindrome della fase di sonno ritardata nella sua descrizione, quindi diagnostica. Perché la chiamo descrizione diagnostica? Perché quello che si chiama attigrafo, che è un orologino, nasce come un rilevatore di movimento, poi da molti anni è stato riconosciuto come strumento che permette su lunghi intervalli temporali di registrare il sonno e la veglia. E quindi un paziente che ritorna dopo una settimana e che ha indossato questo orologino, questo rilevatore di movimenti, questo attigrafo, poi, una volta scaricato dal clinico sul suo computer, vi dà questa settimana. E che vedete di questo individuo? Vedete che questo individuo, se non si fanno alle 4 di mattina, non si addormenta. Tenete conto che dove c'è la parte nera c'è movimento, dove c'è la parte nera c'è movimento, e dove c'è la parte bianca, ovviamente c'è assenza di movimento, c'è sonno. E lo vedete molto chiaramente: in tutti i giorni, se non si fanno alle 4 di mattina, lui non si addormenta. Evidentemente questo diventa un disturbo. Perché? Perché in questo caso specifico, questo signore, questa signora, ah no, il maschietto, questo signore, questo paziente è fortunato, perché gli è consentito di stare fino a mezzogiorno, fino a luna sveglio. Nella maggior parte dei casi la vita ha le sue regole, la vita lavorativa, la vita universitaria, la vita sociale. E quindi, se uno immagina un risveglio che si colloca tipicamente verso le 7 e le 8, le persone caratterizzate da questa sindrome
hanno un serio problema di debito di sonno, senza saperlo perché loro non sanno di avere un problema di alterazione della pressione verso il sonno, in cui il sonno in sé non è disturbato, è disturbato che il loro momento di pressione verso il sonno è tutto ritardato. In quest'altra soluzione vedete sempre un paziente affetto dalla stessa fase di sonno ritardato, ma addirittura su un mese intero della sua vita trascritto dall'attigrafia. Ogni riga sono a questo punto 48 ore, il software stesso vi separa i momenti del giorno in cui si sveglia, i momenti in cui dorme, e vedete, questo è ancora più grave, questo se non si fanno alle 6 del mattino non si addormenta. Evidentemente è un serio disturbo laddove appunto non hai, come la maggior parte delle persone, la possibilità di dormire fino a mezzogiorno, l'una, come in questo caso. Questa è la variante, vi ho detto, abbastanza rara di un ritmo diverso dalle 24 ore, cioè in cui sostanzialmente c'è una periodicità, è un po' come certe alterazioni, free running, che avete visto nella parte sui ritmi circadiani, in cui il ritmo è mantenuto, ma ogni giorno lui o lei, no, lui è un maschio, va a dormire più tardi e si sveglia più tardi, quindi proprio perché il suo ritmo è più lungo delle 24 ore. Questa invece è una persona che, ma questo è ancora più raro, perché a volte è associato a dei danni, a dei traumi cranici, che manca completamente il ritmo circadiano. Chiudo questa breve parte per ricordarvi una volta tanto che i disturbi di alterazione circadiana sono relativamente facili di diagnosi se si ricorre a uno strumento come l'attigrafia, che prima ho fatto riferimento, uno strumento pure per certi versi economico, e hanno un trattamento molto efficace, assolutamente senza controindicazioni. La fototerapia, che già conoscete perché l'abbiamo incontrata quando abbiamo fatto la depressione stagionale. La logica in qualche modo la dovreste intuire, visto che avete imparato che per quanto ci sia un'oscillazione endogena che regola la nostra ritmicità circadiana, però noi dipendiamo dalla luce veicolata attraverso il tratto retino-ipotalamico per sincronizzare sostanzialmente con il ritmo, insomma, il nostro meridiano del resto di alternanza luce buia. E se una persona ha una sintrome da fase di sonno ritardata, lo vedete, uno che va a dormire alle 3 si sveglia molto più tardi, cosa noi vogliamo? Noi vogliamo spostare tutto prima. E allora il messaggio, lo Zeitgeber potremmo dire, deve essere dato al mattino, in qualche modo, così da comunicare che questa è una fase delle 24 ore in cui bisogna stare svegli. Come vedete nel trattamento, ma il trattamento principale è la fototerapia, si accoppia anche, ma è subordinato, l'assunzione di melatonina, cioè non l'assunzione, l'integrazione, perché vi devo ricordare che la melatonina, quando fa buio, comincia a essere segreta spontaneamente. Quindi c'è un doppio segnale circadiano: al mattino, bello, questo è il momento di star svegli, e la sera, rafforzamento della biologica secrezione di melatonina. Ovviamente quando la sindrome è da fase di sonno ritardata. Quando, ma è una sindrome meno lamentata, meno frequente, c'è l'altro disturbo, quello da fase di sonno avanzata, quindi qualcuno che si addormenta molto presto, l'obiettivo clinico qual è? È spostarlo ovviamente più avanti, evidentemente, e stavolta l'esposizione è serale. Perché? Perché di nuovo al sistema circadiano va data l'informazione che non è ancora il momento sostanzialmente del sonno. Quindi una diagnosi relativamente solida e facile come quella garantita dall'attigrafia è un metodo che rimuove la causa, cioè la
disallineamento fra il tuo, la tua interna pressione del sonno, ritardata o avanzata, e il ritmo luce buio del posto in cui tu vivi sostanzialmente. Con fototerapia, un trattamento da basso costo senza nessuna conseguenza secondaria. L'unico importante accorgimento è quando esporre. Quando la sindrome è ritardata, esposizione mattutina. Quando la sindrome è fase di sonno avanzata, esposizione serale. Bene, andiamo un po' avanti, sempre in questa rapida, generale, o meglio. Vabbè, facciamo ancora questa classe di disturbi e poi dopo facciamo la pausa e un po' di altre cose pratiche e tecniche. Un'altra classe di disturbi sono, dei sei classi di disturbi che la volta scorsa vi ho presentato, quei disturbi che hanno un'implicazione per alterazione di movimento. In teoria non ci dovrebbe essere affatto movimento durante il sonno. Ci sono tutta una serie di patologie caratterizzate da movimenti nel sonno. Non le scorro nemmeno, me ne faccio solo vedere qualcuna, o almeno quelle più frequenti. La prima sono i cosiddetti movimenti periodici degli arti, fra un po' li vedremo. Poi vedremo la cosiddetta gamba senza riposo e poi vedremo un attimo il bruxismo. E ci fermiamo qua perché non c'è tempo e modo di andare oltre. Guardatela, la sindrome da movimenti periodici degli arti. Li avvio tutti quanti in contemporanea. Quello che vedete è che con diverse entità, quasi sempre gli arti inferiori, ma a volte sono anche gli arti superiori, queste persone presentano dei movimenti nel corso della notte. Ovviamente, come spesso capita, si parla di una patologia fino a quel momento sconosciuta, non vi fate idee strane. Qualche movimento nel corso della notte lo abbiamo tutti quanti. Il problema è che questi pazienti hanno movimenti nel corso della notte, a volte dell'ordine delle decine, delle centinaia nel corso della notte. Che vuol dire che il sonno riceve una frammentazione notevole proprio perché in concomitanza con ogni movimento c'è un'attivazione corticale percepibile o meno, concorrente, conseguente. E la cosa negativa che purtroppo che il paziente non lo sa, perché tutte queste attività, per quanto numerose, per quanto frequenti, vi ho detto fino all'ordine delle centinaia, corso della notte, esulano dalla consapevolezza. E quindi spesso il processo diagnostico è tutt'altro che ovvio, si arriva a diagnosi spesso tardi, proprio perché non c'è l'indicazione del paziente. Lui lamenta solo i sintomi diurni, di eccessiva sonnolenza, proprio perché è reduce da una notte in cui ha avuto centinaia di questi episodi. Poi si chiamano periodici, perché qui lo vedete nella parte dei sensori, sulle estremità distali, cioè sulle gambe, tatta, come proprio questi movimenti, non solo numerosi, ma hanno una specie di regolare comparsa. L'altro disturbo è la cosiddetta gamba senza riposo, qui ne vedete una variante infantile, ma è uguale nel bambino e nell'adulto, è a cavallo dell'addormentamento, vedete il bambino non riesce ad addormentarsi, ha un fastidio che è prurito, che è irritazione alla gamba, che non trova sollievo se non muovendo la gamba, vedete la mamma cerca in qualche modo di massaggiarlo per favorire l'addormentamento. Non è una roba da niente, anche qua non vi fate idee strane. A chiunque di noi può essere capitato qualche notte in fase di addormentamento di avere delle parestesie, cioè delle sensazioni alterate alle gambe, formicoli, pruriti, eccetera. Ma questi invece sono veri disturbi importanti di cui quasi ogni notte tu hai una difficoltà di addormentamento bloccata
da questo disturbo. E lo vedete chiaramente nella descrizione dell'ipnogramma di un paziente con la gamma senza riposo. Qui c'è il classico ipnogramma, qui ci sono sensori muscolari agli arti inferiori e poi qui c'è un sensore particolare che rileva quanto tu ti agiti nel letto. Cosa vedete? Vedete che in un intervallo temporale molto lungo, da circa le 11 a circa l'una e mezza, questo paziente non si addormenta, o meglio, prova, cioè prova a addormentarsi, si sveglia, prova. E evidentemente per circa 2-3 ore non riesce a addormentarsi. Sotto vedete perché, in realtà basta un poco altro, basterebbe anche una videocamera, vedete che ha centinaia di movimenti degli arti che corrispondono a questo movimento, per cercare sollievo, proprio per questo si chiama disturbo della gamma senza riposo. È un disturbo molto importante, è un disturbo purtroppo da trattamento solo farmacologico e purtroppo solo parziale. Spesso è vissuto come molto drammatico, le persone, c'è qualche resoconto di qualche paziente addirittura che ha tentato di suicidio, per questo... Che c'è? No, scusate, è una scimmia. Vedete che dalle 11 fino a circa l'una e mezza non si riesce a addormentare. Purtroppo il paziente e il disturbo è spesso associato a quello che abbiamo visto prima, i movimenti periodici degli arti, perché mentre i movimenti periodici degli arti sono dentro il sonno, la gamba senza riposo è nella veglia a cavallo col sonno. E spesso i disturbi sono associati. E questo povero Cristo, dopo che faticosamente è riuscito ad addormentarsi, dopo circa 2 ore e mezza d'inferno, purtroppo ritrova, e lo vedete periodicamente, tutti gli alleggerimenti, tutta la frammentazione che è conseguente da quei piccoli movimenti che prima abbiamo visto, che sono i movimenti periodici di arti. Ultimo esempio di questa classe, molto diffuso, soprattutto in età evolutiva, si vede poco, però insomma si intuisce. Dalila, poi ti rispondo. Eppure Ilenia. Dunque, questo è il bruxismo, cioè di grignare parossisticamente i denti. Qui ne vedete in qualche modo le conseguenze sull'elettroencefalogramma, questo è il di grignare i denti. Non è un vero e proprio disturbo del sonno in realtà, perché non va a impattare in maniera drammatica sul sonno. È un problema per certi versi odontoiatrico, come probabilmente sapete, perché questo lavorio ogni notte porta al danneggiamento dei denti del bambino, ma anche dell'adulto, ma anche se molto più frequente in età evolutiva, e quindi implica una soluzione odontoiatrica che è assumere, o meglio assumere, indossare il bite, un apparecchio che protegge sostanzialmente l'arco dentale da questo lavorio e da questo digrignare parossistico nel corso della notte. C'erano due domande, una di Davide e una di... No, tutte e due di Dalida. Non gli capita di svegliarsi? No, Dalida, non parli dei movimenti periodici durante la notte, no. Sostanzialmente in alcuni casi alleggerisce solo il stadio, in altri casi si sveglia, ma si sveglia fisiologicamente, senza la consapevolezza del risveglio. Morale? Non c'è il risveglio consapevole e quindi non sa di avere decine e centinaia di quegli episodi. Seconda domanda, no, quella è di Ilenia. Sì, è chiara, no, Dali. L'altra domanda è di Ilenia. La fototerapia in teoria vale per tutti i disturbi del sonno, quindi vale per quelli più infrequenti, come quello diverso dalle 24 ore, come quello irregolare. Ma la fototerapia vale anche per il jet lag. Quando partono le spedizioni olimpioniche, insomma, quelli seri, le squadre, eccetera, in cui c'è un grosso investimento economico, ormai quasi adeguarmente viaggia con le spedizioni olimpioniche
lo psicologo esperto di ritmi circadiani. E il trattamento, anche ci sono varie forme di trattamento, e in qualche modo lì è preventivo, perché non ti puoi permettere che l'atleta abbia le prestazioni più basse per colpa del jet lag. Prevede, fra le altre cose, anche l'esposizione alla fototerapia. Sappiate che addirittura alcune grandi compagnie aeree, solo però per i passeggeri, insomma, di lusso, quindi in prima o in business, in alcuni aeroporti offrono gratuitamente ai passeggeri però di alto livello le camere di fototerapia, proprio per quando c'è ovviamente un lungo volo transmeridiano, a dimostrazione che quando c'è un disturbo con implicazione ad alterazione circadiana, la fototerapia, che altro non è, che cos'è la fototerapia, se ci pensate bene, non è altro che rafforzare il segnale della luce, rafforzare il segnale del principale Zeitgeber, datore di tempo. È sempre la fototerapia il trattamento, per cui hai ragione, è effettivamente così, vedi. No, questo vedete, zoomato semplicemente, il digrignare, l'influenza, però vi ripeto, il bruxismo non è da considerarsi un disturbo del sonno, un disturbo, alla fine poi più odontoiatrico che altro. Prima di passare all'altra classe, specificamente un po' di disturbi con implicazione della funzione respiratoria, due cose, vi chiedo un po' di attenzione. Poi dopo un attimo lascio Opis, ma insomma penso che la maggior parte l'abbiamo fatta già la valutazione della didattica, l'ho già proposto due volte, forse è pure inutile. L'altra, fatemi spegnere, no, non devo spegnere questa affare. L'altra invece è una cosa che, ecco, abbiamo trovato una persona che soffre di bruxismo, non è un bambino, è un adulto, lo so perché è un mio studente della magistrale. Purtroppo il fatto che questi disturbi siano più frequenti nel bambino non vuol dire che non ci sia un certo numero anche di adulti, e quindi il vostro collega di qualche anno più grandicello di voi, purtroppo per non danneggiare i suoi denti deve dormire con questo apparecchio in bocca durante la notte per limitare i danni ai suoi denti. Vi dicevo, prima di fare la pausa vera e propria, io provo a fare una cosa che è un po' delicata, non più delicata perché già so che non ci caveremo granché, però voi ricordate le prime lezioni online, io feci una specie di raccolta dei frequentanti. Ora vi conosco, sono cambiate molte cose e me lo sono andata a riguardare. Ve lo dico, innanzitutto una cosa, una nota pratica. Io sto mettendo adesso in chiaro dei nomi e cognomi, però in realtà non me li sono presi io questi nomi e cognomi. Questi nomi e cognomi stanno in una chat delle prime lezioni che sta lì da settimane, cioè, quindi non è null'altro che quello che già voi avete scelto in qualche modo di darmi. Vi dico subito una cosa. Questa lista prevede 233 persone. È chiaro una cosa. Qualcosa non ha funzionato. Cos'è non ha funzionato? Non ha funzionato, ragazzi, non guardatela ancora. Non ha funzionato cosa? Non ha funzionato il fatto che, come al solito, come un po' gli esoneri, si fanno gli esoneri per quello che frequenta, che sono in media 100-150, e poi si presentano 250. Quando in un paio di lezioni cominciò a passare la voce che io prendevo qualche cosa che somigliava alle frequenze, tutti si sono fatti vivi. Sono fatti vivi direttamente o si sono fatti vivi con l'amico dell'amica, eccetera. Perché 230 è praticamente il numero degli iscritti a una triennale della nostra facoltà. Per cui non è un'immagine veritiera dei frequentanti. Fermo restante quanto ci siamo già detti sull'esame, io faccio adesso una scorsa rapida, abbastanza rapida, di questo elenco. Io per adesso cosa ho fatto? Sui 230 iniziali, che sinceramente non è realistica perché non è vera, non è che hanno seguito stabilmente, ma neanche estemporaneamente 230 persone, ho messo in rosso
quelli che negli ultime settimane avete continuato a frequentare. Se c'è qualcuno che non si vede in questo elenco, o del tutto, ma questo è più improbabile perché 230 vuol dire tutti, o non si vede in rosso, me lo deve dire immediatamente, soprattutto deve guardare se non è in rosso. Vedete tutto che non è un ordine alfabetico, perché è un ordine di matricola, quindi dovete fare attenzione. Io cerco di scorrere, vedete? Ovviamente qualche volta, poche, mi è rimasto il nick, mi è rimasto il nick perché mi veniva dato il nick nella chat. Però, ripeto, cerco di scorrere piano piano se c'è qualcuno che vede nell'elenco se stesso e non si vede in rosso, cioè non si vede sostanzialmente come frequentante di quest'ultimo periodo. Sto scorrendo. Vi ripeto, è in ordine di matricola, non è in ordine alfabetico, quindi è difficile fare attenzione e vedere se ci siete. Come non si vede? Ma è a fuoco, guarda. Non so che fare, questo è il massimo del fuoco. Cioè, qui io vedo, posso provare, ma non penso che cambi. No ragazzi, questo è il massimo del fuoco, non c'è... Sara riesce a leggere, eppure Livia. Ok, ragazzi io vado avanti, se no davvero non si finisce mai. Corro, Giulia, Federica, Lorenzo... Emiliano, qui c'è un gruppo che non è evidentemente, però se c'è qualcosa che non mi torna ditemelo. Scorro. Arianna, Arianna, mi dici pure questo cognome, scusami, me lo scrivi, Arianna, anche se c'ho la tua matricola che identifica. Laura, qui c'è una matricola senza nome, va bene. Alessio, Alessia, Alessandra che prima era preoccupata che non si vedeva. Si vede Alessandra, ci sei? Ilaria, Marta, Alessandra, sto solo citando gli frequenti, Francesca, Sofia. Ilenia, Samuele, Sara, che mi ha appena detto che si vede, Irene, mi sono ricordato il tuo cognome Irene, Chiara, Federica, Sofia, Sara, Dalida, che ancora con il vecchio nickname, Gaia, c'è qualcuno che... Eleonora Romano, poi ti cerco, aspetta un secondo. Prima scorro e poi cerco col search del Word se c'è qualcosa. Chiara, che arriva sempre qualche minuto dopo, Desiree, Alice, Francesca, Stefano delle pause, Antonella, Giulia, Luca, poi c'è Livia, Adriano Lido che da un po' sta frequentando, Ioana, Camilla, Valerio, Alessandro, stop ai russi. Devo cercare Lorenzo Passeri. Ragazzi, Boni, che sono perdo. Scusate.
Allora, andiamo per ordine. Eleonora Romano. Perdonate, ragazzi, perché Romano. No, questa è Camilla Romano. Fabio Romano. Camilla. Ma non ci sei proprio, Eleonora? Perdonate ragazzi, ragazzi, perdonate, perché sennò questa cosa mi manda ai pazzi. Devo cominciare da Eleonora. 18, 39, 49. 18, 39, 499. Eleonora Romano. Ma questo diavolo di evidenziato. Perdonate. Dove cazzo di stai rosso? Non capisco perché non stai rosso. Ok, poi chi c'era? Joanna, va bene. Gaia Palluotto. Un attimo. Eccola qua. Perché non c'è? Vabbè. Perfetto, poi. Gaia Palluotto, Lorenzo Passeri. Passeri. Eccolo qua, Lorenzo. Poi Erika Gancitano. No, Erika, non ci sei per niente. Aspetta un secondo. Erika Gancitano. Mi dai la matricola, Erika? Erika, la matricola, per favore. Dunque, Erika Cancitano, Lorenzo Passeri. Aspetto la matricola. Passeri. Ah, l'avevo già fatto. Dunque, Passeri, Cancitano, Passeri l'ho fatto. Adriano, ok. Giorgia Storino, niente attirato. Io non ne posso. Io non sono rosso. Cristian, oddio quanti siete ragazzi. Ragazzi, è diventato difficile questa cosa però. Sta Cristian? Me lo sono perso Cristian. No, ragazzi. Ragazzi, no, facciamo così. Intanto salvo, no, perché sennò non riusciamo più a fare lezione. Voi tutti quelli a cui non torna quello che vi ho mostrato, me li ricopio a fine lezione da questa chat. Quindi ora tutti quelli, perché io sono arrivato fino a Scanio Fruconi, c'era o no? Ascanio Fruconi, almeno l'abbiamo risolto.
Elisa, però scusami se te lo dico, tu continui e se non mi dà, eccola qua, Elisa, un amarino. Allora, devo cercare un punto. Io sono arrivato. Nardin, vediamo, Nardin ha detto che c'è, quindi non sei rosso. Nardin, perché quelli facili li faccio. Dunque, Passeri, Gancitano, mi manca ancora la matricola, Ascanio, Cristian Nardin, Elisa, Adriano Meneghetti. Andiamo. Adriano Livio Meneghetti ci sei già. E sei pure rosso. Ascanio Frugoni, l'abbiamo trovato prima. Ascanio Frugoni, mi sembra. Ragazzi, non mi ricordo più. Frugoni. Sì, l'abbiamo trovato. Un marino. No, un marino non c'è. La devo trascrivere. Elisa, un marino. No. Sempre vale Gaia. Un marino 19 0 3 8 7 6 19 0 3 8 7 6 19 0 3 8 7 6 Elisa, no, Luisa. Elisa. Poi, no, per questo qui non è più inutile che si guarda. Dunque, Gaia, Sara, si è già ripensato, Chiara Tosti, vediamo se c'è. Eccola qua, Chiara Tosti. Poi, Chiara Tosti, va bene. Viaggio 42. Vediamo se è Viaggio. Viaggio 42, eccolo qua. Uno, sei, cinque, sette, otto, sei, zero. Viaggio è a posto. Desiree. Da cosa dipende il nome rosso? Dipende da... Un attimo. Ramacci. Ramacci. Ragazzi. Niente, Ramacci lo devo scrivere. Sara, oh Dio santo. Sì, ragazzi, però non va bene. Cioè, non va bene. Sapete perché non va bene? Perché noi abbiamo fatto una lezione come quella di ieri, a 40 frequentavano, che seguivano. Adesso all'improvviso il numero è aumentato. Cioè, di che giochiamo? Comunque, ok, quelli che mancano me li ricopio, però finiamoci qua perché mi sembra che abbia poco. Dunque, io mi sono arrivato a Beatrice Ramacci. Ma ragazzi, ok, io stoppo questa cosa qua, però vi ripeto, è inutile giocare perché che è successo? È successo quello che sapete. Eh sì, beh, adesso ne arrivano altri 80 frequentanti, permettete, ragazzi, vi ripeto, è solo un'esigenza interna. Se c'è qualcuno dei 40 che frequenti, 40, 50 che stavano frequentando queste ultime settimane, che ha mandato un messaggio e adesso sono connessi in 70, vuol dire che sono ricomparsi, eccetera. E questo lavoro non serve, ritorniamo a 230.
No, Emiliano, lo so perfettamente, no, di meno ancora, eravate 30, sono comparse 30 persone. Comunque, ripeto, io non c'ho modo di arrivare a capo di questa cosa. Le persone che sono in rosso sono semplicemente quelle che nelle ultime settimane stavano frequentando. Adesso mi riscorro la parte finale, ma è evidente che sono comparse 30 persone, sono ricomparse 30 persone, semplicemente. Fine, facciamoci la pausa e fammi salvare sto file e fra 5-10 minuti ricominciamo con la seconda ora. Con la seconda ora, lo sapevo che questa cosa andava male. Sì, lo so Giulia, ma ripeto, però il problema è che è sempre difficile, mentre nei casi vostri, Giulia, come faccio a non ricordarmi? Come faccio a non ricordarmi Emiliano? Come non faccio a ricordarmi di Adriano che da 4-5 giorni comincia, no, da 4-5 lezioni comincia a frequentare con regolarità perché prima lavoravo. Il problema è che però è evidente, nel momento in cui è passata la voce, sono arrivate di nuovo e ritorniamo a 230, ma non sono 230 quelli che hanno frequentato. Ma non è che ci stinchi di strano, si può frequentare o si può non frequentare. Però il problema è che le persone che hanno costabilmente seguito hanno in qualche modo un diritto nella ripartizione della domanda, cioè dell'esame, a fare con certezza l'esame con me. Questo non vuol dire che anche gli altri non possono fare, però Livia B si chiama Benigni. Ma comunque non ti preoccupare, c'è la matricola Livia. Questo non vuol dire che gli altri non ce l'hanno, però sostanzialmente io ho una commissione fatta di altre 3 persone. Devo fare qualche forma di, come dire, gestione di questo evento che è già difficile perché significherà fare in molti giorni gli esami e in qualche modo devo dare privilegio a quelle persone che in un numero variabile hanno continuato a frequentare nelle ultime settimane. Tutto qua semplicemente. Non c'è niente di strano, niente di male, eccetera. Adesso possono comparire tante altre persone, però non è questo il problema, ragazzi. Cioè, ok, facciamoci questa pausa e ci vediamo fra 5-10 minuti. A fra poco. Comunque, questi nomi poi me li metto da qualche parte, ma ok, a dopo.